Il 2024 sarà l'anno della svolta per la città di Como, torna a ribadirlo dopo il messaggio rivolto ai cittadini affidato ai social. Lo scorso 1 gennaio il sindaco della città Alessandro Rapinese che conferma la partenza dei lavori dei giardini al lago il 19 gennaio e annuncia una serie di cantieri. Il lungo lago Comasco fino a Villa Olmo sarà completamente nuovo, spiega il primo cittadino. Stessa situazione anche dalla parte opposta perché riqualificheremo Viale Geno fino alla passeggiata Ramelli con il rifacimento della piazza della Funicolare. Gli interventi scatteranno a partire dai prossimi mesi se tutto procederà senza intoppi, soprattutto dal punto di vista burocratico. Si parte dopo mesi di ritardo dovuti all'assegnazione dei lavori con il cantiere per la riqualificazione dei giardini al lago cittadini. A fine novembre l'amministrazione comunale ha firmato il contratto con l'azienda siciliana che si è aggiudicata l'appalto e la partenza dei lavori è fissata per il 19 gennaio. A breve scatteranno i lavori veri e propri a Villa Olmo, prosegue ancora il sindaco. Abbiamo ultimato la fase di progettazione e verso la fine dell'anno completeremo metà degli interventi necessari per la riqualificazione dell'intero compendio. In primavera, tra aprile e maggio, secondo il cronoprogramma scandito dalla giunta comasca, scatteranno ancora gli interventi in Viale Geno, che prevedono la sistemazione di asfalto e marciapiedi fino alla passeggiata Ramelli. Tra gli interventi rientra anche la riqualificazione di Piazza di Gasperi, dove si accede alla funicolare per Brunate. Il sindaco Rapinese, già inizio mandato, aveva spiegato di voler ridimensionare lo spazio destinato ai tavolini dei locali. L'obiettivo è rendere la piazza più fruibile per cittadini e turisti, aveva detto Rapinese. In questo modo anche Piazza De Gasperi sarà compatibile con il resto dell'area e soprattutto diminuirà il rumore che proviene dai locali.